I rossoblù partono in direzione Cagli per provare a conquistare con una giornata di anticipo la salvezza fino a qualche tempo fa impensabile. L'impossibile, grazie alla volontà di questi ragazzi, è diventato improbabile. Grazie alla mano di Mister Clementi, l'improbabile è diventato possibilissimo. La prima emozione al 30° del primo tempo, Cabello doppia finta e tiro che esce di un soffio. Poi il rossoblù con Pesaresi, numero del bomber senigallese, poi palla dentro perfetta per la corrente Carboni che di prima cicca, svirgola e non trova la porta con il sinistro. Reagisce la Cagliese ancora con Cabello, palla dentro, pennellata sulla testa del compagno che non inquadra la porta, nulla di fatto dunque. Ci provano ancora i locali con un tiro da fuori che non impensierisce il portiere Vigorino, classe 92. Su questo tunnel del fuoriclasse Cabello si chiude il primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa dopo 7 minuti Giraldi mette dentro una palla vagante, Pesaresi si coordina, rovesciata incredibile, ma Sollitto compie un miracolo e nega la gioia del gol al bomber rossoblù. Grandissimo il gesto di Pesaresi, merita di essere rivisto a rallentatore, sarebbe stato un eurogol, rimane una perla, un gesto di pregevole fattura. La Cagliese prova a farsi vedere dalle parti di Moscatelli, ma questo tiro lento e fuori dallo specchio della porta non impensierisce Moscatelli. Al 22° invece la Vigor rischia grosso, Moscatelli esce male su Buroni lasciando la porta vuota, fortunatamente si allunga troppo la palla proprio Buroni e sfuma così l'occasionissima ospite. Siamo già di qua, calcio d'angolo per la Vigor, va Morganti bene dentro la sfera, rimane lì, arriva Ruggeri e con potenza di prepotenza spedisce in rete il gol dell'1-0. Esultano tutti, è una rete pesantissima che potrebbe voler dire salvezza diretta, gioia incontenibile quella di Ruggeri. La Cagliese non ci sta però e si affida all'estro di Cabello, questa punizione è bloccata a terra dall'attentissimo Moscatelli. Al 90°, quando tutto sembra finito, arriva la classica beffa, cross perfetto da destra di Pierpaoli e colpo di testa letale di Rebiscini, lasciato inspiegabilmente solo in aria. Dopo 2 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine della partita, la Vigor era salva matematicamente con una giornata di anticipo fino al 90°. Gioia, speriamo, solo rimandata.